Beato chi ascolta la parola di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi vi voglio salutare dagli Stati Uniti d'America. Siamo a Brooklyn e alle mie spalle la nostra parrocchia della Visitation, dove c'è anche la casa, dove noi come consacrati viviamo. Siamo a Brooklyn e oggi ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 11, dal 27 al 28. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Amen. Carissimi amici, ecco che oggi in questi pochi versetti che stiamo ascoltando c'è un invito da parte di Gesù di ascoltare la sua parola. Noi, pur essendo a Brooklyn, lontani da New York City e Manhattan, abbiamo lo stesso un po' di disturbi. Siamo nel nostro parco, molto bello, quindi va a pennello questo insegnamento, cioè ascoltare la parola di Dio. Quanto è importante, così come Maria stessa ha fatto, ma anche per ciascun cristiano, mettersi in quell'ottica di non obbedire a tutte le voci che ci stanno attorno, non dare retta, non lasciarci distrarre. Ma Gesù ha detto quali sono le caratteristiche di coloro che sono i suoi parenti, di coloro che vivono in Lui, di coloro che sono i nuovi beati, cioè chi ascolta la sua parola e la mette in pratica, chi ha il coraggio, la forza di concentrarsi in Lui, su di Lui, e di non lasciarsi distogliere nelle orecchie, nello sguardo, dalla sua parola e dalla sua presenza. Quindi noi guardiamo anche a Maria come modello di fede, guardiamo a lei come una disponibilità totale. Fin dall'inizio ha detto: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la sua parola». Quindi quanto è importante custodire ciò che noi ascoltiamo, custodirlo a costo di fare grandi sforzi nella nostra vita. E non è facile. E metterlo in pratica significa avere il coraggio di credere in quella parola che Gesù, che Dio mi ha detto, che si realizza nella mia vita. Quindi chiediamo al Signore oggi: Signore Gesù, aiutami ad essere beato come Maria e come tutti i tuoi discepoli che ascoltano con diligenza la tua parola, che non si lasciano distrarre dalle voci, dalle persone, ma che invece ti seguono. E ti chiedo soprattutto, Signore Gesù, manda il tuo Spirito Santo perché io abbia sempre quella capacità di credere in te, in quello che tu mi hai detto, e di mettere in pratica, obbedire alla tua parola. E voglio credere che nell'obbedienza alla tua voce sta la mia benedizione, sta la mia beatitudine. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi lo slogan è: beato chi ascolta la parola di Dio. Amen. Questi video, finché sono in America, saranno brevi, più brevi del solito, perché abbiamo molte attività ed evangelizzazioni da fare. Oggi è iniziato il congresso della Koinonia e questa sera, qui proprio nella chiesa, avremo il primo concerto di praise and worship, lode e adorazione, come Shout Koinonia. Vi condivideremo più avanti alcune foto e video. Grazie per avermi accolto, un caro saluto da Brooklyn, buona giornata, a domani, ciao!